Dallo stadio San Michele Arcangelo di Bellosguardo è in corso la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di terza categoria tra ASD Bellosguardo e Caggiano. La partita è cominciata da pochi minuti, il punteggio è sullo 0-0. Qui Giuseppe Capozzolo compie un intervento da quasi giallo, quindi calcio di punizione per Caggiano, che sta un po' spingendo di più in questi primi minuti. Attacca adesso il numero 7 che la mette al centro, la palla viene allontanata alla Luca. Masi allarga per Giovanni Veduto, poi recupera Caggiano e mantiene alto, o meglio torna indietro dal suo portiere, e c'è il gol della SD Bellosguardo, che si porta in vantaggio. Francesco Alessio sigla il gol dell'1-0 su questa palla messa in mezzo dalla destra. Francesco Alessio sotto porta ha messo in rete il gol dell'1-0, e adesso si mette in salita per la formazione ospite, che dovrà cercare di recuperare la S di Bellosguardo. Ovviamente adesso potrà giocare molto più tranquillo, però insiste adesso ancora con Francesco Alessio, che prova a passare, viene chiuso. Allora insiste Muscari, che non trova niente. Allora ancora Muscoli, palla all'indietro. Ma fermino! Così non lo faccio cadere, ha detto che non è fallo! Ha detto così! Era così! Era così! E l'arbitro! Ancora in attacco la squadra di Caggiano alle circa del pareggio. Adesso si sta difendendo abbastanza bene la SD Bellosguardo, comunque qualche uscita del portiere Melucci, ma niente altro da segnalare se non qualche tiro terminato sul fondo. Il pubblico è inferocito, ha fermato una potenziale azione da gol per la SD Bellosguardo, comunque si era conclusa con una traversa, quindi nulla di fatto, si resta sull'1-0. Attacca sulla fascia di destra adesso Caggiano, palla in aria, tiro murato da Peppe Capozzo. Allora può ripartire Marco, allarga per Muscoli un po' alla cieca e lancia in avanti, però Francesco va all'attacco del numero 10 che deve rischiare, e Francesco finisce per commettere fallo. Calcio di punizione per Caggiano. Il numero 5, attenzione, la palla non filtra, poi c'è un atterramento ma l'arbitro la lascia correre. Allora il numero 2 alimenta l'azione di Caggiano, palla scodellata al centro, allargata per il numero 7, cerca di non farla andare in out, infatti ci riesce, il cross deviato, palla out e ci sarà corner. Pronto alla battuta, attenzione c'è una mischia, però la palla è leggermente fuori, l'uscita tranquilla di Salvatore Melucci senza problemi. Ancora in avanti la squadra ospite con il numero 3 che fa a far passare in aria, la palla viene in qualche modo allontanata, poi Muscari cerca di allontanare e trova Francesco che può partire in contropiede, riesce. Allora può servire davanti numero 7 in dubbio fuorigioco, si inferocisce un po' la platea bellosguardese, può ripartire la squadra ospite. Arbitro, va a messa Matina! Ma
numero 11 prova adesso a cercare una palla buona dentro, però non trova nessuna sponda amica. Inquadriamo Muscoli sulla fascia. Ricordiamo che è subentrato dopo 2 minuti di gioco a Gerardo Alessio, che ha avuto un problema muscolare. Le indicazioni di mister Scardino alla squadra, che comunque sta gestendo bene il vantaggio, non ha rischiato quasi nulla. Però è in continuo spinta Caggiano. Ora Marco che va a chiudere. Francesco Alessio, palla all'indietro. Il numero 5 recupera, si perdono facilmente palloni. Allora Pietro cerca subito l'uomo avanti, ma non c'è nessuno. Il numero 22 alimenta l'azione. Poi il numero 8, palla per l'11, rimpallo, Muscoli la liscia. Poi c'è Pietro che allontana. 20 uomini in campo nella metà campo bello sguardese. Il numero 4 ci prova dalla lunghissima distanza, palla al lato. C'è comunque da segnalare che, per quanto stia spingendo la formazione ospite, non stia portando nessun frutto. Le urla però inferocite di mister Scardini. Comunque dice di attaccare, anche di non chiudersi troppo. Allora Davide colpisce l'avversario, palla in out. Gol, è gol incredibile. C'è l'errore di Salvatore Meucci, che non vede, praticamente sottovaluta questa palla che va ad infilarsi nell'angolino, e quindi il gol del pareggio arriva nel modo più inaspettato, forse un errore di valutazione del portiere, e c'è il gol dell'1-1. Prova a rispondere subito all'esito di bello sguardo. Adesso Francesco Alessio si districa alla grande, può caricare il tiro e la palla va al lato, non di molto. La risposta del pubblico e dell'S di bello sguardo, che vuole adesso riportarsi in vantaggio. Recupera adesso Marco, palla per la S per Caggiano. Allora si fanno vedere la Muscoli, gestisce questa palla, sbaglia il passaggio, allora parte molto combattivo come sempre Francesco Alessio. Allo stesso modo Luca recupera questa palla e fa partire l'azione. Sembra più offensiva adesso la squadra di casa dopo il gol del pareggio. Se palla di Davide è un po' pericolosa, però recupera agevolmente la squadra, allora può partire nel numero 4, davvero in fase di chiusura, impeccabile finora. Vincenzo prova a produrre qualcosa di offensivo, ma non succede niente. Allora il numero 4.
Si è un po' arretrato il baricentro della squadra ospite, però è anche giusto così, perché comunque dopo il gol del pareggio la S di Bello Sguardo, insomma, si è un po' riversata in avanti. Salutiamo il tifoso d'onore Giulio Masi, uno degli ultra, uno di questi ultra dell'S di Bellosguardo. Seguiamo questo calcio di punizione con questa palla molto pericolosa che spiove, un colpo di testa però abbastanza impreciso della loro punta, la loro prima punta. Miucci può andare al rilancio, non ho nessuno a cui darla, Peppe si fa vedere, però credo che infatti andrà al rinvio profondo. Marco la fa passare. Palla pericolosa, all'indietro Salvatore esce senza problemi. C'è stato un liscio forse dietro, ma un po' pericoloso. Intanto il gioco è fermo. Si è fatto male, crediamo, Marco? Si tratta di lui. Non ce la fa Marco, è costretto ad uscire al suo posto Hosem. Vediamo come si apporterà lui sulla fascia adesso. Però il problema rimane lo stesso, che la squadra ospite continua ad attaccare. Allora il numero 11 per il 7 che si gira, calcio al lato. Allora Davide Masi prova a ripartire, vediamo se riesce, ma Giovanni Peduto ha una grande accelerata. Allora può proporsi qualcuno davanti, c'è Muscari solo, la palla per Francesco che la lascia scorrere, il portiere allora senza problemi la va a riprendere. Ora Muscari chiuso, questo tentativo, allora il numero 30, l'1-2 con Muscari non riesce. Calmo, vince Carlo, vince Carlo. Questa punizione con Peppe, siamo però ai 45 metri, non credo che Peppe abbia intenzione di calciare verso la porta, però ce n'era molto affollata. Allora può allargare, forse la scelta peggiore, perché chiude senza problemi la difesa ospite. Allora Giovanni Peduto può andare alla battuta. Davide appoggia senza problemi in out questa palla. Questa palla che schizza al centro viene mandata verso l'area piccola, però non c'è nessuno che va a tagliare sul primo palo. Forse ha avuto una grande intuizione prima, è stato ammonito infatti il loro centrale, però nulla di fatto. Con Asim però si può partire facilmente in contropiede,
sua abilità di rubare palla. Davide svirgola un po', Muscari non può recuperare su questa palla. Allora la palla è dentro, attenzione, è spalle alla porta, non può fare molto il numero 5. Allora la palla all'indietro, ecco il 5, cerca una sponda amica, ecco per il tiro, nulla di fatto. Molto imprecisi nelle conclusioni gli ospiti, sono andati a questo punto diverse volte al tiro, ma non hanno mai impensierito Meucci, se non con quel tiro abbastanza innocuo che però si è infilato nell'angolino. Francesco adesso entra in aria, vediamo, spinto, niente, prova a guadagnarsi rigore, la palla però in aria. Allora il numero 7 prova ad andare, messo giù, niente, niente. Chiedono forse la direzione, l'ammonizione per simulazione, però ci sono due uomini a terra, vediamo adesso cosa deciderà l'arbitro. Ma non chiedo, chiederà il consulto del VAR. Se no quest'ultimo calcio d'angolo forse siamo alle battute finali del primo tempo. Battuta adesso del gemello a spiovere, la palla spizza, attenzione, c'è una mischia, il numero 30 può calciare, la palla viene allontanata, allora Luca recupera, può riproporre, però è attaccato, grandissimo dribbling, il tiro deviato, sarà nuovamente correre, però Francesco non la lascia scorrere, ancora in aria, una serie di dribbling, può andare al tiro, poi va giù, forse la tocca anche con la mano e... no niente, sarà normalissima, rimessa dal fondo. Quest'ultimo sussulto bello sguardese, c'è questo tiro sul fin di tempo da parte della squadra ospite che stavolta Meucci blocca senza problemi. Si conclude il primo tempo 1-1. Eccolo, la palla è buona! Miracolo clamoroso del portiere di Caggiano su Osen. Incredibile, incredibile. Ricordiamo che Caggiano si è portato in vantaggio al secondo minuto del secondo tempo con un tiro deviato. A dove vieni? Le dai a tutti i tuoi capi d'asco. È grandissimo il numero 4. Qui chiusura su Michele Parente. Grandissimo. Il numero 4 impeccabile in chiusura. Si chiama addirittura il fallo laterale perché la palla è uscita al di là della bandierina. Via dentro! Ha qualche problema anche Giovanni dopo essersi arriso Gerard, adesso mi sa tocca anche a Giovanni Peduto arrendersi ed andare in panchina. Conduce per 3-1 la squadra ospite, sta per portare a casa questo successo. C'è questa punizione in zona limite dell'area, deviata, Matteo Peduto che sta sostituendo il primo portiere Meucci, vede questa palla andare sul fondo, allora sarà calcio d'angolo per la squadra ospite che sta legittimando questa vittoria. Adesso questo cross a spiovente sul secondo palo per attacco il numero 4, dove Peppe molto bene riesce a far ripartire la squadra, c'è un 3 contro 3, Francesco la tiene e la dà per Michele Parente, però
Non arriva nessuno, ma si può ripartire. Numero 4. Può spingere adesso ancora la sua rete per là dentro Matteo. L'uscita. La prende lui. Poi Giovanni. La palla dentro sulla linea, il tocco, il gol del 4-1. Sul finale. Sulla sirena arriva il 4-1. Caggiano batte SD Bello Sguardo 4-1. La rimonta dopo il gol iniziale di Francesco Alessio. Vittoria, direi proprio meritata.